Salute a voi e lunga vita e prosperità. Sono Yala Lek e questo è il primo di, si spera, molti video in italiano di questo video di gameplay, ovviamente. You don't say, oh, Capitan Ovvio colpisce ancora. E oggi giocheremo a To The Moon, o almeno iniziamo a giocare a To The Moon, che è un gioco che mi è stato consigliato caldamente e vorrei ringraziare in particolare mio amico Paolo Roberto per avermi consigliato e fornito questo gioco. Grazie Paolo, ti vogliamo bene tutti quanti noi di Uro e saluto anche tutti i miei amici esploratori di Uro Live italiani, quali Agaru, Kera, Yeshaval, John J. Jaguar, David Fuji, tutti quanti, Korov. Scusate se vi dimentico, ma siete talmente tanti che non mi riesco a ricordare i nomi di tutti quanti, scusatemi, ma vi mando un grosso e caloroso saluto e ci vediamo in caverna, ragazzi, e spero che vi piacerà questo video, anzi questa serie di video, perché sarà una serie ovviamente, e presumo che il gioco sia abbastanza lungo, quindi sono molto curiosa di vedere di cosa parla questo gioco. Non ci ho mai giocato, però mi hanno sempre detto che è una storia molto molto bella, quindi visto che ne ho l'opportunità, che il mio amico appunto mi ha concesso di avere, giochiamo e sì, andiamo, dai. Inizia. Veramente hanno fatto un bel lavoro, devo dire. Sì, vediamo come prosegue la storia. Una villa, ok. Ok. C'è una cutscene, ok. Ah, un incidente d'auto. Dottor Rosalind, dove stavi guardando, Neil? Beh, scusami se ho schivato eroicamente quello scoiattolo che è sbucato dal nulla. L'hai comunque preso in pieno. Ah. Oh, l'hai preso in pieno e hai colpito un albero. Ascolta, non preoccuparti, è la macchina della compagnia. Ah beh, se è la macchina della compagnia. Mi stai prendendo in giro, il capo ci ammazzerà. Ovvio. Gli potremmo dire che stavo salvando un cagnolino. Lui adora i cani, vero? È più un tipo di gatti. Il mondo deve essere tanto complicato. Bene, qualunque bestia gli vada a genio, l'abbiamo salvata. Perfetto, dopo ricordati di scriverlo sul tuo resoconto. Prendiamo l'equipaggiamento dalla macchina e diamoci una mossa. Ok, clic sinistro su un oggetto per interagire. Ma va. Ottenuto equipaggiamento. Ok. Preso. Si aprono le danze. Clic destro per aprire il menu e annullare. Il testo per vivere in... Paziente offline. Allora, dottor Neil Watts, Technician Specialist, Sigun Corporation. Dottor Eva Rosalind, Senior Memory Transversal Agents. Che? Vabbè. Note, oggetti, equipaggiamento. Con una scatola così pesante il suo contenuto deve essere importante. Ok, save, load. Ah, oh, possiamo... Ok. 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 Possiamo guardare il... Oh, una
una macchina fumante, ma va. Serviamo lo scoiattolo, cioè mi sembra giusto. Oh, andiamo. Ho schiantato la macchina per evitarlo. Cosa volevi di più? Non schiantare la macchina ed evitarlo? Ora mi stai chiedendo troppo. Possiamo... No, ok. Non possiamo fare... La colpa è della macchina. Chi diavolo ha messo il sedile del guidatore sulla destra? Cosa? Va bene. No, ok. No. Dove dobbiamo andare? Ah, qui c'è un cartello. Casa Wild a dritto. A dritto? That Italian. Ok. Mettere un cartello del genere nel mezzo del nulla è come chiedere di essere rapinati. Ok. Presumo che dobbiamo... Possiamo andare o di qua o di qua. Dove andiamo? Andiamo a sinistra. Perché voglio andare a sinistra. Il cartello dice che la casa è dall'altra parte. Oh, grazie al cielo c'è quel cartello. Ok, quindi il cartello dice da questa parte. A me sembra a sinistra o a destra, non dritto, ma... Ehi, aspetta, non dimenticare la macchina. Volevo solo vedere se te lo ricordavi. Che... Come sei gentile a pensare sempre a me. Certo, perché è una macchina schiantata. Aspetta che mi preoccupo di chiuderla. Tanto qualcuno potrebbe rubarmi una macchina completamente devastata, no? Deduco che dobbiamo andare di qua. Credo sia l'unico... Oh, c'è qualcosa qui. Cosa? Intanto salviamo, che non si sa mai. Ok. Qui c'è... Si può fare qualcosa qui, ma non ne ho idea. Oh. Chi ha messo qui questa roccia? Forse è il loro sistema di sicurezza. Non essere ridicolo, non abbiamo tempo da perdere. Proviamo a spingerlo via dalla strada. Forse potremmo trovare un ramo di albero da usare come leva. Aspetta. Oppure potremmo arrenderci subito e dare un taglio alla cosa. Spingi a mani nude, cerca un ramo, rinuncia e torna a casa. Io cercherei un ramo. Perché, insomma, spingere una roccia così lo vedo difficile. Un ramo funzionerà. Ok, dobbiamo trovare un ramo però. Possiamo prenderlo da qui? Ah, ops. Scusa. Ok. Oh, qui c'è un ramo. Sono un genio. Scusate. Bene, questo dovrebbe funzionare. Che diavolo è successo? Io non capisco. Sembrava quasi una specie di palloncino. Ok. Va bene, meglio che ci diamo una mossa. Ok. Cosa è successo? Vabbè. No, scoiattoli. Scusate, ma io sono una maniaca del salvataggio e devo salvare, cioè... sì, ok, va bene. Si esce da questo... Oh. Ah, ok, col clic destro. Scusate, sempre più ritardata sono. Ok. Vediamo. Sembra che la strada vada su per di qua. Non vedo null'altro. Ci avviciniamo a quello che sembra un giardino. Un laghetto. E una casa. Possiamo entrare? Oh, sono i bambini di prima. Ok. Mamma, sono arrivati. Ok.
brutto posto dove ritirarsi, non trovi? Avrei potuto trovare di meglio. Turni di notte, un bene o un male? O una male? Sai benissimo la risposta, stupido gufo. Ci vorrà tutta la notte, me lo sento. Lo so. E dubito che abbiamo del caffè. Il caffè ti salva sempre la vita. Chiudi il becco. Mentre le onde dell'oceano ci deliziano con una ninna nanna, difficile sentirle col tuo continuo blaterare. E le tue sopracciglia si... Non dimenticare l'equipaggiamento, cretino. Cioè, questo tizio è un genio. Non vengo pagato abbastanza per questo. Letteralmente un genio, cioè tu lasci fuori l'equipaggiamento di... Oh, atto 1. Non l'ho mai detto a nessuno, ma ho sempre creduto che fossero dei fari. Cosa? Lily, il dottor Watts e la dottoressa Rosalind, presumo. Grazie per essere arrivati in così breve tempo. Non si preoccupi, anche io non sono bravo a prevedere le morti. Morti? Lei è la figlia del paziente? Oh no, io sono solo la sua badante. Ok. E questi sono i miei figli, Sara e Tommy. Non si tratta certo di un lavoretto part-time, per cui Johnny ci lascia vivere qui. Suppongo che questo Johnny sia il nostro uomo. Johnny? Ascolti, se stiamo parlando di un ragazzino, non credo che noi siamo le persone di cui avete bisogno. No, no, è lui che preferisce essere chiamato così. Adesso è al piano di sopra con il suo medico. Seguitemi, ok? Forza, prendi la scatola ed andiamo. Quando un giorno mi si spezzerà la schiena, giuro che ti porterò in tribunale. Ottenuto equipaggiamento, ok. E va bene, saliamo sopra così mi libero di questo affare. Possiamo fare cose, tipo... Ok, no, non possiamo. Andiamo di sopra. Prima voglio dare un'occhiata, io... Scusate, ma lo stalking nelle case altrui, negli adventure. Ok, sono tipo meno 5 alle 11. Possiamo andare in giro? Dubito. Meglio andare di sopra, dai. Ok, se ne sono andati. Il primo che arriva può suonare la musica. Bambini. Non è giusto, mi hai spinto. Non è vero. Fai come ti pare, tanto ti prendi le tue stupide note. Presumo sia un'altra cutscene. Questa musica comunque è veramente molto molto carina. Mi piace. Finora sembra molto carino questo gioco. Quei bambini non sono niente male per la loro età. Beh, direi. Ehi, sei tu quella che ha detto che non abbiamo tempo da perdere. E guarda caso io sono quello che sta trasportando un affare che pesa come un meteorite. Nota bene, i meteoriti possono pesare pochi grammi. Sì, andiamo. Presumo che dobbiamo andare di qua. Ok. Con chi parliamo? Con lei. Siete pronti a cominciare?
Diamo un'occhiata in giro prima. Wow, sai, speravo tanto che mi facessi trasportare un altro po' questa scatola dolorosamente pesante. Grazie per avermelo chiesto comunque. Vediamo questa libreria, perché le librerie sono sempre belle da guardare. Una sezione di trattati sulla medicina. Partiamo con... Dottore, al momento non reagisce, ma da una panoramica della situazione pare che sia ancora cosciente. Difficile dire quanto tempo avrete, ma è meglio che vi sbrighiate. Ok, quindi direi che cominciamo. Sì, ci vorrà un attimo. Ok. Cosa devono fare? È sicuro che la comune energia elettrica di una casa sia sufficiente? Non si preoccupi, noi siamo esperti. Oh cavolo, cosa? Procedure standard, tutto come previsto. Cosa stanno facendo? Come sta andando? Non molto bene, salvo complicazione dovrebbe avere solo 1 o 2 giorni. È ben più di quanto ci occorre. Per fare che? E così voi due potete esaudirgli qualsiasi desiderio? O provarci almeno. Ma noi ce la facciamo sempre, perché siamo fantastici. Allora, qual è il desiderio? La luna. La luna? La luna? Lui vuole andare sulla luna. Cosa? La senilità non fa che ammattire la gente, eh? Allora, siete in grado di riuscirci? Dipende. Lei intendeva dire sì. Perché non ci dice qualcosa sul nostro cliente? A dire la verità, non so davvero molto di lui. Johnny è un uomo anziano. Nei 2 anni in cui ho lavorato qui, parlava molto raramente. Ha fatto l'artigiano per la maggior parte della sua vita e sua moglie è deceduta 2 anni fa. Non conosco i dettagli. Santo cielo, saprei più io di lui se fossi stato il suo postino. Shh, pensa a fare le tue cose. Beh, immagino che se dareste un'occhiata alla casa trovereste più informazioni. Non si cedeste? Vabbè, non importa. Non credo che a Johnny importerebbe visto che ha fatto completamente affidamento a voi due. E così sia. Molto bene, chi di noi due gioca a fare il detective? Chi va a controllare la casa? Controlliamo lui o lei? Io voglio controllare lui, mi sta più simpatico. Lo farò io, una volta feci Sherlock seguendo musical alle scuole superiori. A me pare che tu facessi Watson. Beh, sono la stessa cosa. No, non lo sono. Tu pensa a configurare questa cosa, io inizierò subito. I miei figli possono farle vedere la casa, probabilmente sono al piano di sotto a suonare il piano. Quindi dobbiamo esplorare la casa in cerca di informazioni su questo tizio di cui nessuno sa niente, però che tutti stanno accudendo, mi sembra giusto. Oh, ci sono delle foto qui. Ok. Ma posso vedere queste foto? Un dipinto di un animale, di qualche tipo. Un dipinto di 3 persone.
il ritratto di una donna con in mano qualcosa di giallo e blu. Qualcosa. Ok. Un dipinto di un faro che si erge su una scogliera. Ok, credo che dovremmo andare. Aspetti, venga qui un momento. Ho qualcosa da darle. Prenda questo. Ho tenuto un monitor wireless con cui è possibile vedere sempre lo stato di Johnny. Spero non abbia un pulsante per l'autodistruzione. Ho sempre avuto un debole per quei cosi. Il monitor del battito cardiaco di Johnny è ora attivo nel menu. Mi fa vedere? Items. Un monitor wireless. Oh, qui sopra. Ok. Si può vedere l'andamento della vita del monitor. Ok. Carino. Salviamo. Andiamo giù a vedere di trovare questi bambini. Cosa vuoi? Statemi a casa. Ehi, vostra madre mi ha detto di farmi vedere fare un tour della casa. Ok, forse lo faremo, forse. Penso che ci serva una piccola spinta. Tutto qui. Cosa ne pensi, Tommy? Verissimo. E va bene, ditelo chiaramente. Cosa volete voi, marmocchi? Vogliamo un trilione di dollari. O il bastoncino di zucchero che la mamma ci nasconde. Già, o quello. Cosa? C'è un gigantesco bastoncino di zucchero su uno scaffale alto che non riusciamo a raggiungere. Si trova in cucina. La mamma l'ha preso per darcelo quando facevamo i lavoretti. Facciamo i lavoretti, scusate. Prendicelo tu e ti faremo fare tutto il giro della casa. Cosa ne dici? Beh. Va bene, possiamo prenderlo, dai. Certo, lo prenderò io. Siete fortunati che non ho voglia di farmi di nuovo le scale, o l'avrei detto a vostra madre. La porta della cucina è vicino alle scale. Vai! Ok, credo che. Ah, scusate, tutto questo suona come il preludio di una notte orribile. Ok, credo che troveremo questo bastoncino di zucchero nel prossimo episodio. Aspettate prima. Episodio perché arriverà il prima possibile. Scusate, ho degli esami questi giorni, quindi probabilmente non riuscirò a caricare nuovi video ogni giorno, e in più voglio andare avanti anche con i video di Uru, e quindi portate pazienza, ma anzi salvo che così. Portate pazienza. Nuovi video verranno caricati se vi piacerà questo. E mettete un like o iscrivetevi se vi è piaciuto il video. O se, insomma, se volete, iscrivetevi, altrimenti no, nessuno vi costringe. Ci vedremo nel prossimo episodio. Sempre qui su questo canale. Grazie per aver guardato questo video, e lunga vita e prosperità. Alla prossima!